esperanzas y sueños, y el cor se embronda así. Trobazzi, a voi siamo in casa di un signor, lo signor Vittorio Ghiò. Buona tarda. Buona tarda a voi altri. Il notte è San Algarese e Ghiò è San Italiano. Il mio cognome si può dire in due maniere differenti. Sì, sì, però io ho detto Ghiò perché come dite che sei proprio la sediva scio, no? Sì, sì, è un cognome francese, quindi si dice Ghiò, però ad Alghero come Ghiò non mi conosce nessuno, Nico. Mi conoscono Guillotti. Guillotti. Allora, Vito, tu sei nato ad Alghero, vero? Sì, sono nato ad Alghero nell'ormai lontano 1946, quindi... Il son... 70 anni. Ascolti, la prima scuola senti affitta a Vustì, l'asilo? Io ho fatto tutto qua ad Alghero e l'università l'ho fatta a Sassari. Qua ad Alghero ho fatto il liceo classico Giuseppe Manno e dalle suore sono andato, ho fatto l'elementare dalle suore, la scuola media, poi il liceo classico. Ecco, sì, a Sherry. Però proprio ante Asmongia, su sti, cosa fate? L'asilo también, a Parigi. L'asilo, eh? L'asilo, sì. Sì, asilo ante a costati del, sì, Bisba, a Prasel del Bisba. Alla piazza del Vescovo, sì. E voi nata, la casa ante è nata, a Prasel Civica è nata, voi? Piazza Civica, esattamente, sopra il tabacchino che c'è in Piazza Civica. Ah, quella è la casa dove sono nato io. L'appartamento dove sono nato io. Ah, ecco, la casa, la di, sì, famiglia. Angolo con via Carlo Alberto. Sì, di famiglia sempre se c'è, sì, casa. Sì, 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 quella è la casa dei miei nonni e lì, sì, sono nato. Sì, sì, sì. E diventati gran, ha preso anche qualche laurea, vero? Sì, sono laureato in giurisprudenza e poi in scienze politiche. E poi a Roma ho preso una specializzazione in diritto internazionale marittimo. Ecco. Andiamo avanti, ascoltiamo l'Accademia Navale, come è nata l'Accademia Navale?
Ma l'Accademia Navale, io ho fatto il servizio militare in Marina e ho fatto il concorso e sono entrato in Accademia, dove ho frequentato un anno di corso come ufficiale del ruolo normale delle Capitanerie di Porto, e poi da lì ho seguito la mia carriera regolare nella Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Sì, e Don Casusti ha fatto un buon tirocinio in giro tutto il mondo. Ma intanto diciamo che ho fatto un bellissimo viaggio di istruzione e di formazione, che sono arrivato in Atlantico fino a Panama, poi da lì siamo arrivati fino all'Alaska e insomma tutta la costa del Pacifico degli Stati Uniti, dell'America diciamo, dell'America settentrionale. Quello è stato un ottimo viaggio di tirocinio, perché ci è servito, oltre che per fare esperienza marinara, anche per conoscere le realtà portuali di molte importanti stati del mondo, insomma. Ecco, che se salvita sai a Vosti come formazione. Sì, sì, come formazione ci è servito molto. E lei cosa state a scomanzata come comandante di motovedetta, vero? Sì, ho fatto comandante di motovedetta di unità delle Capitanerie di Porto, sia in Sicilia, sia in Sardegna, sia in Toscana e in Liguria, quindi ho girato un po' con questo lavoro qua. Sì, con motovedette che era dei succulsi, no? Erano motovedette di servizi di vigilanza costiera e di soccorso in mare. Abbiamo fatto anche dei bei soccorsi, di cui me ne ricordo alcuno con molto, molto piacere, insomma. Diciamo. L'un nome di una nau che voi era comandante era Teorica? No. Il Teonica è una nave che abbiamo soccorso in mare a Livorno l'8 agosto del 78, per l'esattezza. Una nave che è andata a finire contro gli scogli, contro la diga di Livorno, contro il molo di Livorno, si è spezzata in due e lì siamo intervenuti con vento forza, mare forza 8 e vento a 100 km all'ora, abbiamo salvato 12 persone che erano su una lancia di salvataggio. E altri si sono salvati per conto loro, perché sono saltati sul molo dalla nave che, come ha sbattuto contro gli scogli, si è rotta contro il molo e questi sono saltati sopra. E ha tenuto un gran encomio per questa cosa? No, lì è andata in questo modo. Prima di tutto mi sono preso una ronzata che non finiva mai, perché il comandante della Capitaneria vedeva tutte queste operazioni. E siccome soffriva anche di cuore, era stato male, perché vedeva questa motovedetta che compariva e scompariva in mezzo alle onde, eccetera, eccetera. E quindi quando sono tornato mi sono preso una ronzata e mi ha detto che mi voleva mandare sotto processo perché avevamo rischiato troppo. Però avevamo salvato 12 persone, tanto per iniziare. Fortunatamente i giornali avevano pubblicato degli articoli abbastanza belli, che c'ho ancora qua, e la copia ce l'ho ancora qua. E quando ha visto questi articoli a piene pagine che parlavano bene di noi, allora siamo diventati eroi. Ma non eravamo eroi per niente, perché ci voleva mandare in galera fino a mezz'ora prima. Comunque sono quelle cose che capitano nella vita. A volte scansa fa il dovere, no? Sono presente a Milasa Spizza. Sì, no? È successo questo. E in quell'occasione c'erano stati di questi marinai che erano tutti pakistani, che erano saltati sulla diga, no? Sul molo, come può essere il molo qua di Alghero. Si sono salvati per miracolo, e uno di questi mi ha detto: mi sono sentito prendere dall'angelo di Allah che mi ha messo sul muro aglione, perché gli ho detto: ma come hai fatto a fare quel salto? L'angelo di Allah mi ha preso e mi ha messo sul muro aglione, e va bene, ringrazio l'angelo di Allah che ti ha salvato. E comunque era andata bene quella. Sì, ti sono stati Deuanzi che viva che salvissi, no? Sì, quasi 10 anni su queste motovedette. Deuanzi, lei cosa state tambi comandante a Porto Torres, a Olbia? Sì, come comandante di Capitaneria di Porto sono stato qui ad Alghero per 2 anni, poi ho fatto il comandante in seconda, o anche il comandante a Porto Torres, a Olbia, a Marina di Carrara, a Genova e basta, e Alghero, basta, quindi ne ho fatto abbastanza. Nel mentre su stesse scasati, vero? Sì, sì, mi sono sposato da 39 anni. Samuele Cozzavisa, Si chiama Daniela Cepollaro. E ti figli, vero? Sì, ho 3 figli, 2 maschi e una femmina, uno sta in America, lavora. Con Savisa, Matteo, come mio padre. E los altos dos?
un altro si chiama Alessio e un'altra si chiama Debora e sta vicino a Firenze. Ah, ecco, sono tutti a Foras. E se stati da spesa di che periodo, non sempre si lumatesh, a controlla al mar della Tunisia, come se che il fetti della Suveglia, scommesso? Allora, il fetti della Suveglia era che è questo. E io ero imbarcato su un dragamine che faceva il servizio di vigilanza pesca, perché quelle zone lì, fra la Tunisia e la Libia, verso il sud della Tunisia, erano interessate dall'attività dei pesca, dei pescherecci siciliani soprattutto. E c'erano dei contrasti con i tunisini, perché li catturavano, perché dicevano che questi andavano a pescare nelle acque loro, quindi c'erano delle situazioni un po' critiche, quindi c'erano queste nostre navi per vigilare su queste situazioni e per aiutare i pescatori italiani. Un giorno abbiamo fermato un peschereccio siciliano che stava venendo chiaramente dalla Tunisia. L'abbiamo fermato per vedere cosa era successo a bordo, abbiamo sentito del belare, che siamo andati a bordo a fare un controllo e c'erano 9 pecore, che questi erano andati in Tunisia e avevano pescato 9 pecore tunisine. un fitto curioso. Leggo sempre andando avanti, Vito. Erano andati a terra e si erano fottuti le pecore, altro che abigeato. Ascolta, leggo se sono stati también comandante di capitaneria a Livorno. A Livorno no, comandante di motovedetta. Motovedetta, Genova. A Genova ho fatto il comandante in seconda della capitaneria di Messina. E Messina sempre in motovedetta. Anche lì sono successi dei fatti particolari. Per esempio, con una motovedetta di cui c'ho la fotografia, siamo stati chiamati una notte, eravamo fuori a fare dei controlli, ad andare nell'isola di Alicudi, che dice che c'era un ferito. Andiamo a prendere sto ferito, invece era una donna che doveva partorire. E quindi ci siamo trovati a bordo questa donna che doveva partorire col marito, che pover'uomo era disperato, allora dai a correre verso Milazzo per portarlo al più presto possibile all'ospedale, no? E quest'uomo che non ne poteva più, a un certo punto è sparito, sparisce quest'uomo, quando siamo arrivati c'era l'ambulanza, hanno caricato la donna subito sull'ambulanza che poi ha partorito dopo mezz'ora. E il marito, che era stato ubriacato, perché siccome rompeva le scatole, i marinai gli hanno dato un whisky dietro l'altro, finché questo si è cotto e alla fine hanno caricato nell'ambulanza marito e moglie. Ben carregatelli, ben carregati. Yeah. Consonta niente, Vittorio, la trasmissione che gli ha la puntare a tenermi i nostri minuti di tens, però degli ha una vita da raccontare, una biografia che santira che non acaba mai, tanti di questi episodi che sono raccontanti. Leggo da spesso, Vittorio, sei stati insegnanti all'Accademia Internazionale dei Diritti Marittimi, no? Sì, sono stato in Accademia come insegnante per 5 anni di diritto internazionale marittimo. Dal 94 al 99, 5 sì, anni a Livorno. È stata una bella esperienza. Sì, un'esperienza positiva, molto interessante, per tanti punti di vista, insomma. È compreso. Leggo a Genova, è stato il comandante della Capitaneria di Porto di Genova, sì, dal 2000 al 2007, sì, 7 anni. 2007. Però nel mentre giusti. Usti ha tenuto una gran anonima al 2006-2007, ma dico usti, è stato nominato ammiraglio. Sì, sono stato promosso ammiraglio, ecco. E sono stato poco tempo in servizio, poi dopodiché sono andato in congedo. Insomma, e sei nata in pensione, sì, sì. C'è stata tutta la sua carriera, bella e raccontata bene. Normale, positiva, diciamo, niente, no? Di eccezionale, una carriera normale come quella di tanti altri impiegati statali e funzionari dello Stato. Niente di... Beh, lo so, mesche saguta un ufficio è stata diversa la cosa, veramente. Dai, di una verità. Un po' di ufficio l'ho fatto e un po' di vita attiva pure, insomma, l'uno e l'altro. Stava dicendo, intanto usted era in pensione. È giornalista o pubblicista? Giornalista, sì, io sono già da un 15 anni giornalista pubblicista, non pubblicista, professionale, sì, diciamo, sì, così, pubblicista che non ha fatto le scuole di giornalismo, ma comunque c'ho la tessera di giornalista pubblicista. Sì. E ha scritto per qualche giornale? Ma ho scritto per il Secolo XIX di Genova, qualcosa sul Tirreno di Livorno, qualche cosa su riviste della Guardia Costiera, rivista marittima,
e non che su Alghero Eco e sulla vetrina che si scrivono sì, con Alghero. Sì, che tan meglio, sì, tan i giornali digitali. Sì, capita, no? E sui giornali digitali. Abbiamo il mitiligit, qualche cosa. Che qualche scrive, volta, sì. Sì, insomma, tanto per passare il tempo, per fare qualcosa, scambiare qualche opinione con la gente. Ascolti, e a tambi, a us ascoltare Rossi, e sono fitti tambi, noi scurioso, per me è scurioso, ma a Vittorio, un caratante, un menino, se pensi che sia il ministero della Marina, la chirra gusta i pifi, che cosa? No, io faccio più che altro delle consulenze che mi dà ogni tanto il Tribunale di Sassari o qualche privato, faccio c'ho l'abilitazione, c'ho la tessera di consulente, sono iscritto come consulente per determinate questioni marittime e faccio ogni tanto delle così di queste attività. Ecco, io do una mano. Iara, voi Santeri, San Pinziotti, o cosa ha detto? Un patito rivate questa? Sì, ho piantato un piccolo oliveto e me lo sto curando, insomma, cercando di più buttandoci soldi che guadagnando, ma comunque questo è un altro discorso. Dammi una patita vigna te. Ma vigna, c'ho quattro piante di uva, non è che sia una vigna, ci avrò una trentina di piante d'uva, se si può chiamare vigna quella. Fai che... Non essere le mosca, ecco. Va bene, no. Esa pefepa saltenza, ma tranquillità. Sì, vabbè, tanto per avere qualche prodotto di frutta genuino e qualche cosa del genere. Ma tranquillità, sì. Certo. Ascolti, io ho trovato un articolo che se mi rivolgo a ascoltare Rolls, del libro di Franceschi Corona del 1896, a un sapala di imprendi Rolls di Ralghè. E trovato anche che parlano del barù Matteo Guiù, sindico e consigliere comunale, imprenditore, un agricola, produceva lo svinzi, de svinzi mes bons. Al 1890, lo suo svinzi ha tenuto un primo premio alla mostra internazionale dell'agricoltura di Parigi. E è sceso stato nominato membro dell'Accademia dell'Agricoltura di Francia. A che barù Matteo Guiù? Sì, era mio bisnonno e lui è stato un grosso produttore di vini qua in Sardegna, nonché di olio. Lui aveva ereditato una parte del patrimonio di sua madre, che si chiamava Luisa Simon, che era figlia di un certo Matteo Luigi Simon, che era scappato da qua perché era rivoluzionario ai tempi di Giovanni Maria Angioi, eccetera, eccetera. Comunque, era figlio di questa e di un certo Francesco Ghio, venuto dalla Savoia. E lui ha ereditato un po' del patrimonio della madre e aveva studiato e lavorato anche per molto tempo in Liguria e in Piemonte, per cui aveva appreso nuovi metodi di produzione delle olive e soprattutto dell'olio, tant'è che uno dei primi mulini dei frantoi dell'olio a vapore li aveva messi lui, quindi aveva messo su questo tipo di olivicoltura piuttosto moderna per i suoi tempi ed era andato bene, si era indebitato, però poi aveva superato bene tutti i suoi debiti perché era andato bene. E quando ci fu la crisi a fine 800 della filossera che aveva annientato molti vigneti della Sardegna, e non solo della Sardegna ma dell'Europa, perché era fra quelli che sostenevano che dovevano essere sostituite le piante originarie con le piante americane, con le vite americane. E per questo lui fu trattato anche male dalle autorità locali, perché dicevano che era un terrorista, che creava scompiglio, che creava allarmismo, eccetera, eccetera. Fatto sta che quando ci fu questa crisi dovuta alla filossera che distrusse la maggior parte dei vigneti, lui che aveva le viti americane fu uno dei pochi che si salvò. E fece una produzione di vini molto buona, tant'è che divenne fornitore della Real Casa di Austria e anche di Russia. E poi partecipò a molte manifestazioni, a molte mostre, sia in America che in Europa, che anche questa di Parigi, e vinse molti premi, quindi fu una delle produzioni vinicole di maggior prestigio che c'erano in quell'epoca, almeno in Sardegna. Ecco, Don Case Vittorio ha spiegato bene, è una cosa da raccontare in tanti, per personaggi nostri, della vita nostra, della vita di Alghi, e raccontare un personaggio di Alghi che dà tanta data al territorio, ecco, che ci sono tanti, vero? Sono andati tanti.
dato. Sì, lui ha dato, lui ha, lui fra l'altro aveva anche finanziato la costruzione del ricovero di Sant'Agostino, per dire, non so, aveva partecipato in qualche modo anche all'ospedale, cose di questo genere qua, ma soprattutto diciamo questa azienda aveva vinicola, era andata molto bene, e anche quella dell'olio con esportazioni praticamente in tutto il nord Europa, quindi andava bene in quel tempo. Sì. Vittorio, allora, lo titolo di Barò, a che Matteo Guiu, che era Barò, ma lo tenevo ancora usato scommesso? No, e almeno il titolo io non ce l'ho, appartiene a un mio cugino che sta a Nola. E lo avevano dato a questo mio bisnonno proprio perché aveva avuto questi meriti in campo e dell'agricoltura. È compreso. Grazie Vittorio, io ti voglio fare un'altra pregunta. Tu, un nome di vita, un nome che ha girato in tutto il mondo. No, esiste... una parte del mondo è grande, prima di girarlo tutto ce ne vuole, un pezzetto del mondo. Ho usato anche di Mascino, tu che hai girato il mondo, ecco giusto che sì, dai. Un pezzetto del mondo, il mondo è grande, ce n'è per tutti. Sì. Dime, di Hans Andrira a voi, con Viuslaghi, cose scambiate e con la Vulgarivas? L'Alghero è cambiata in meglio e cambiata in peggio, questo bisogna vedere. Certo che è diventata molto più moderna, molto più attiva di quello che era in altri tempi, parlo di 50, 40, 50, 60 anni fa, eccetera. I problemi ci sono e vedo che purtroppo i problemi ce li hanno soprattutto i giovani che non trovano lavoro, le attività che ristagnano, le sapete meglio voi di me che siete cronisti, che siete giornalisti, quali sono i problemi e le difficoltà di Alghero, però insomma si vede che c'è una crisi che sta mordendo e che purtroppo cade più che altro sulle spalle dei giovani che non riescono a sistemarsi, a trovare una loro sistemazione qua ad Alghero, per cui molti vanno da altre parti. È un problema, è un po' che gravoso. Grazie del giornalista, non sono giornalista io so vabbè, che... Insomma... è un problema che sono pochi gravosi, purtroppo la situazione è che ma non solo neanche io, ma in tutta salta spalza, ma sai che andiamo avanti. Grazie Vittorio di che ci abbiglia a ciacciarare che abbiamo fatto. Grazie a voi che mi avete onorato di questo incontro. Grazie, io saluto gli ascoltatori di Catalan TV, se vuoi dare un saluto. Io vi ringrazio di questa chiacchierata, speriamo che possa essere servita a qualcosa, non molto perché io sono un pensionato, non è che sia un personaggio di grande spicco, comunque insomma mi fa piacere questo incontro con i cittadini di Alghero attraverso Catalan TV, grazie di tutto. Un pensionato che ha dato, amo sviura a un altro momento. Beh, insieme, la maniera di dire di voi è chi fa buon vi, non ti manaste di rama. Tenza Andrera, quando era al Tenzi che lo vi nuovo era pronto, e allora era una stavena saghe. La stavena, per dire a gente che lo vi nuovo era pronto, che era pronto a vendere e a bere, verso prima di Natale, era una salguara, se arrivava lo vi bo, anche il Tenzi sci, non faceva altro che prenda un fish di frascas, e lo pangiavano a un apparito di marretta o di mascherra di entrare di Atavena per far comprendere che lo vi era pronto, però teneva un significato, niente che lo buon vi non ti manaste di rama, però sa sappi che popolarmente la cosa lego, lo popolo, la gente del paese, della città, prendeva lego a manza a che sus dicius. E niente è spassato direttamente per qualche persona, direttamente una persona che si comportava male. Allora diceva tu tenzi tanta rama, l'altro diceva magari che era buona, una persona buona che faceva qualche praglie, lui vi bossa via un'ottima nastè di rama. Ciao. Presentas, prenas de
esperanzas y sueños. Y el cor se embronda así. Sega los nostrus sentidos.